Benvenuto, io sono Marco e questo è host.it. Iscriviti e metti un mi piace se vuoi supportare il nostro progetto di divulgazione. Buona visione! Come fare il backup di un VPS in modo automatico? Che cosa ho in mano? Da una parte un disco rotativo, dall'altra parte un disco SSD, in particolare NVMe, ad oggi i più veloci del mercato. Quando ho comprato un VPS, e se non sapete che cos'è un VPS, vi lascio il link in descrizione del video in cui parlo di che cos'è un VPS. Insomma, quando comunque attivate un VPS, il fornitore vi potrà dare o un disco meccanico o un disco SSD. Ovviamente se vi dà un disco NVMe, ancora meglio. Ma perché vi parlo di dischi quando nel titolo c'è scritto backup? Beh, perché il backup è sempre importante averlo, ovviamente, ma è ancora più importante farlo quando abbiamo dischi di questa tipologia, cioè dischi meccanici. Perché? Perché hanno un tasso di rottura più elevato dei dischi SSD. Riepilogando, disco rotativo si rompe di più, disco SSD si rompe meno ed è comunque più veloce. Ma a parte il rischio nell'utilizzo di un disco piuttosto che l'altro, è sempre importante avere i backup. E il modo migliore per fare i backup sono le snapshot. Le snapshot non sono nient'altro che delle fotografie, delle istantanee del vostro server VPS in un determinato momento. In caso di corruzione o rottura completa del VPS, la snapshot vi permetterà di tornare online con il server VPS nel momento esatto in cui era stata eseguita la fotografia. Verifica quindi di avere questa funzionalità attiva sul tuo provider VPS. Noi in host.it ad esempio forniamo questa funzionalità con un piccolo costo mensile aggiuntivo. In pochi clic è attivabile e permette di avere una snapshot automatica giornaliera dei vostri server VPS. Il tutto senza fare nulla. Non dimenticarti che le snapshot sono una tipologia di backup che puoi eseguire, che comprendono quindi una fotografia dell'intero server VPS. Dovresti comunque tenere in considerazione di eseguire un backup dei file che sono all'interno del VPS e in modo particolare dovresti prestare attenzione al backup di eventuali database che sono attivi all'interno del VPS. Il backup dei database, infatti, richiede delle attenzioni particolari per essere eseguito in modo corretto. Se siete interessati a questo argomento, lasciatemelo scritto nei commenti in modo che possiamo approfondirlo o con un tutorial o con un altro video specifico. Grazie e buon lavoro!